Lucani che siamo lungati per questa regione, altro che hanno fatto fortuna, hanno tenuto alto il nome della italianità e quindi della lucanità, ed è una cosa pregevole, lo fanno tutte le regioni d'Italia. Vedete però, poiché la Basilicata o Lucania che dir si voglia è la regione dei paesi, dei piccoli comuni, 131 nello specifico, 90% dei quali sotto i 3.000 abitanti, densità di popolazione 57 abitanti per chilometro quadrato. Se questo dato nulla toglie e nulla aggiunge alla dignità e alla fierezza di un territorio, la dice però molto lunga su come sia difficile vivere in Basilicata. Perché vedete, se si fulmina il faretto qui su non è una contraria potenza. Il premio pertanto non è un premio campanilista assolutamente, è un premio giusto. È rivolto a quella personalità che lavorando sul territorio regionale si è particolarmente distinta per la qualità del contributo offerto. Per la qualità del contributo offerto. È un premio giusto perché rende merito lo sforzo supplementare che fare qualità in condizioni difficili comporta. Quindi quest'anno a settembre, a Banzi, un piccolissimo comune dell'Alto Bradano, si è tenuto il festival nell'Auguraculum, una due giorni di lezio magistralis che dalla psichiatria e la teologia, passando per l'antropologia e la poesia e la pittura, ha visto convocati importanti nomi del panorama accademico nazionale a beneficio di centinaia di studenti convenuti e di moltissimi cittadini. Ed è in questa circostanza che abbiamo senza dubbio riconosciuto unanimemente quella personalità a cui assegnare quest'anno, nella sua prima edizione, il premio di Don Mario Lester. Leggo le motivazioni. Per aver ideato e realizzato nella città di Banzi il festival nell'Auguraculum che nell'edizione 2013, per la qualità dei contributi culturali offerti e per la straordinaria complessità organizzativa, ha raggiunto livelli di assoluta eccellenza, proclamiamo vincitore del premio Don Mario Festa edizione 2013 il professor Luigi De Bonis. Antonio Saluzzi, che per l'occasione ha realizzato un'opera unica, lui è un maestro fonditore, ha realizzato una scultura fusa in bronzo inglobata in cristallo di roccia e raffigurante il logo della galleria Portacelli, fusione a terra in bronzo non replicabile. Creando un'istituzione capacitante enorme ed è la scuola di Boreano,
in cui ci sono gli emigranti e ci sono maestri che gli insegnano loro a parlare italiano. Grazie tante. Bellissimo messaggio che la cultura è inclassificata, che dobbiamo tutelare e continuare a valorizzare. Noi ci salutiamo qui, è vero, caro maestro e direttore? Può accompagnarmi nei saluti finali? Ecco, grazie, la voglio qui vicino a me, anello epico, perché è la conclusione di una serata molto importante. Si è ispirata per fare di festa sin dall'inizio ed è stato veramente un momento molto bello. Noi dobbiamo ancora dire una cosa, che partner della galleria è la Telemaco Edizioni di Eccellenza, che a tal proposito ha realizzato una antologia contenente tutte le opere finaliste della edizione scorsa del 2012, ma non soltanto, ci sono anche dei partner da ringraziare. C'è l'associazione jazz di Acerenza da ringraziare per il supporto tecnico e per il suono, per tutta la parte appunto che ci ha consentito di comunicarvi e di far ascoltare le nostre voci, di far ascoltare la bellissima musica del nostro musicista, e poi ancora la Radio New Sound che è stata la voce di questa edizione di questa sera. Dobbiamo ringraziare l'intero staff della galleria, dobbiamo ringraziare il Comune di Acerenza per aver patrocinato questa bellissima edizione, dobbiamo ringraziare gli autori di questi bellissimi scritti per aver creduto e partecipato alla seconda edizione del Premio Letterario Nazionale. Un ringraziamento va a tutto lo staff, perché sono delle persone veramente eccezionali, si sono messe a disposizione, ci hanno coccolato, ci hanno curato, hanno fatto in modo che tutto andasse perfettamente. E allora un grazie anche a te, un grazie a tutti quanti voi per avermi voluta per la seconda volta. Un congedo, maestro Lirio De Palla, io volevo ringraziarlo perché il maestro Lirio De Palla è qui stasera perché ci siamo sentiti con la gente di Corrado Troppo e noi avevamo davvero l'esigenza di emanciparci un po' dal provincialismo. Avevamo la necessità di proporre un artista che venisse da oltreoceano e che portasse anche l'esperienza e la sensibilità latinoamericana, perché è un territorio che ancora noi altri in galleria non abbiamo indagato da questo punto di vista. Lo ringrazio davvero, come ringrazio il maestro Masini, il professor Pasquale Mendes, un'eccellenza vera che la Basilicata sta esprimendo a livello internazionale. Prego, gli scrittori premiati, gli artisti presenti, le autorità, di salutarci con una foto di gruppo rituale perché la teniamo nell'album, e ringrazio tutti i convenuti. Davvero, è stata la prima serata d'autunno vera. Proviamo ad apprezzare queste cose perché è buona per i funghi, perché non ci danno troppo. Grazie ancora per la foto di gruppo e ci vediamo così. Ringrazio.